Nessun pesce d'aprile da parte del Taranto, che anzi allunga in classifica a 8 punti su Casarano e Lavello. Finisce 1-0 contro il Gravina, ma il primo caldo si fa sentire e come allo Jacobone. Il Taranto che parte con il 4-4-2, 4-3-3 diventerà invece il Gravina nella ripresa, e Taranto che vince anche in inferiorità numerica, perché nella ripresa viene espulso il rientrante Gianmarco Rizzo dopo la squalifica. Al 22esimo però il cambio nel Taranto, fuori Falcone, dentro Versienti. 28esimo il gol partita, angolo di Marsili, testa di Diaz, Taranto 1, Gravina 0. 32esimo ancora su calcio d'angolo un'azione degli Ionici, questa volta è Versienti che mette dentro per Guastamacchia che non aggancia. Al 41esimo tiro di alleggerimento del Gravina con Agresta, pallone alto. Nella ripresa il Gravina cambia tre elementi dentro Bisconti, Toxic e Cian. Entrerà anche il castellanetano Jonai. Al nono Versienti, cross basso e arretrato per Nicolas Rizzo, respinge la difesa. Come detto il caldo si fa sentire, il Taranto non accelera. Al 26esimo cross dalla sinistra da Nicolas Rizzo per Guastamacchia di testa, alto. Cresce il Gravina, 32esimo Toxic prova a mettere nel sette la sinistra di Cecoschi, pallone non di molto alto. 34esimo però l'episodio che potrebbe condizionare la gara, il doppio giallo a Gianmarco Rizzo, era già ammonito, come detto rientrante dalla squalifica, espulso. Al 38esimo punizione di Marsili para Pagratis. 41esimo Abajan sul secondo palo, così come Jonai, non trovano l'impatto vincente. L'arbitro concede 6 minuti di recupero che si allungheranno ad 8. Al 47esimo Agresta su punizione para Cecoschi, e al 48esimo il neo entrato Alfa Game in area di rigore prova la conclusione con il destro, pallone alto. Finisce 1-0 e adesso per il Taranto questo grande vantaggio sulle seconde in classifica da dover amministrare, controllare e soprattutto incrementare se possibile per poter centrare la promozione in Serie C.